Ci sono tre cose rispetto alla terza giornata mondiale dei poveri che è bene avere in mente. La prima è un'affermazione del salmista: la speranza del povero non sarà mai delusa. E viene anche descritto il povero, di qualunque povertà si tratti, come l'uomo della fiducia nel Signore, che non si dimentica di lui. Questa da una parte. La seconda cosa, invece, che viene affermato con forza è: per un giorno tutti ci mettiamo attorno anche a tavola o facciamo varie iniziative in cui rimettiamo i poveri al centro, non solo per dargli un pasto, non solo per nutrirli nel corpo, ma per incontrarli. E questo, ed è la terza cosa, poi dovrebbe comportare l'impegno per ciascuno di noi, singole persone o comunità cristiane o tutte le realtà ecclesiali e laiche, a impegnarci a rimuovere quotidianamente le cause delle loro povertà, le cause delle ingiustizie per cui sono poi cadute in una situazione di grande bisogno e di grande affanno della vita. Per questo e su questo ci inseriamo pienamente, come Chiesa di Roma, in vista del prossimo anno, nel dedicarci un anno intero per l'ascolto del grido del povero o di tutti i poveri. Che sia un grido esplicitato o un grido sommerso, accorgersi, sintonizzarci, incontrarli per tirarli e riscattarli dalla loro situazione di bisogno.